andiamo avanti. Com'è chiamata Maria dai santi della Chiesa Latina? Oh, madre della misericordia, regina dei disperati, mediatrice di tutte le grazie, refugium peccatorum vivente. Siamo in una valle di lacrime. Sì, bambina, siamo in una valle di lacrime. Io da veneta ho avuto un'educazione molto religiosa. Quindi, comunque, mettermi nel punto di vista di vedere e far parlare una Madonna che sia alternativa alla tradizione, per quanto dentro di me ci fosse questa voglia, mi sono dovuta scontrare con delle resistenze, dei tabù personali di una cultura proprio d'infanzia. Questa me così triste, vulnerabile e passiva, e come vedi te stessa? Sarebbe bello se tu mi raccontassi in modo diverso. Una figura mariana alternativo rispetto a quello più, diciamo, banale e rappresentato forse negli ultimi secoli, quello di una Madonna tendenzialmente sempre rappresentata come addolorata, raffigurata come lacrimosa, piangente, come il contenitore dei dolori del mondo. La nostra idea partiva anche da un approccio un po' diverso, anche che fosse di riscatto di questa figura che non era solo un'icona religiosa, ma anche una figura femminile. Un tema che, volenti o nolenti, rappresenta tutti, che è il sacro. Il sacro è una parola che chiama subito la religione, ma chiama tante parti di noi stesse. In questo caso era difficile, anche come donne, riuscire a raccontare una cosa che generalmente è banale, la felicità, raccontata in versione teatrale, in versione cinematografica, in tutte quelle che sono le espressioni artistiche.